Ma bentornati in un nuovo video di WhatsApp Economy. Come promesso, anche se è vero in leggero ritardo, è uscito il videocorso riguardante come scrivere un lavoro di tesi ed in economia. In questo video troverete solo l'argomento riguardo a un po' di consigli utili sui temi su cui svolgere il proprio lavoro di tesi, ma se andate in descrizione troverete un link dove potete accedere in maniera completamente gratuita all'intero videocorso, dove vedremo non solo questi argomenti, ma vi darò anche qualche consiglio utile su come scrivere una tesi di laurea efficace. Quindi, una volta finito di guardare questo video, vi aspetto al videocorso. Iniziamo! Siamo alla fine del nostro percorso universitario, abbiamo dato praticamente tutti gli esami o al massimo ce ne rimangono solo qualcuno e quindi dobbiamo occuparci della tesi di laurea. A quel punto la prima domanda che immagino vi viene a tutti è: che cosa scrivo? Di che cosa mi occupo della mia tesi di laurea? Ebbene, questo primo capitolo si occupa proprio di questo. Infatti cercherò di darvi qualche spunto per trattare dei temi economici interessanti che possono essere di attualità e che ad oggi la letteratura scientifica se ne sta occupando. Quindi se fate un buon lavoro di tesi di laurea, a quel punto non escludo che possa avere anche un impatto non marginale riguardo al dibattito scientifico all'interno del mondo accademico. I tre macro temi su cui vi darò qualche consiglio sono principalmente macroeconomia, finanza e management, che sarebbero poi alla fine principalmente i miei tre campi di approfondimento di studi. Però andiamo per ordine e andiamo ad analizzare innanzitutto il tema macroeconomico. Un primo tema sicuramente interessante è quello ovviamente della pandemia, e cioè del Covid-19 e del suo impatto all'interno dell'economia nazionali oppure addirittura internazionali. Infatti in questo caso si possono fare degli approfondimenti non solo sul singolo paese, cioè ad esempio sull'Italia, ma ad esempio fare dei confronti tra Italia, Germania e Francia, oppure ancora tra macro aree, quindi ad esempio Stati Uniti e Unione Europea, oppure Unione Europea e Cina, in modo tale da scoprire eventualmente che tipo di impatto ha avuto il Covid su queste macro aree, quali sono state le conseguenze, le divergenze che hanno avuto gli stati, ad esempio di attuazioni di politiche economiche, di aiuti dagli stati nei confronti delle imprese, eccetera, eccetera. Insomma, un obiettivo potrebbe essere appunto quello di fare un confronto e vedere come gli stati hanno reagito a questo shock estremo dovuto alla pandemia. Sempre legato al Covid, si può fare un'analisi non solo da un lato macroeconomico e di interazione tra business e stato, ma anche di debito pubblico. Infatti si può fare un approfondimento sulla finanza pubblica post-Covid e ad esempio le regole europee, come potrebbero cambiare le regole europee una volta che appunto è avvenuto questo shock pandemico che ha un po' sfalsato i bilanci pubblici degli stati, e quindi capire ad esempio come potrebbe intervenire più efficacemente la Commissione Europea per dettare delle nuove regole che alla fine sono abbastanza vecchie, in modo tale che gli stati possano rispettarle in maniera più facile senza incorrere eventualmente in crisi sistemiche come abbiamo visto negli scorsi anni. Altro argomento sicuramente è salario minimo, che è entrato alla ribalta soprattutto in Italia nell'ultimo momento, ma in realtà è un argomento che viene dibattuto da molti anni all'interno della cerchia accademica. Anche lì potete fare un focus semplicemente sull'Italia e vedere quali impatti può avere il salario minimo sul tessuto imprenditoriale italiano, oppure ancora fare un paragone tra gli stati europei, oppure vedere qualche business case, quindi qualche caso studio riguardo altre nazioni che hanno inserito proprio questo salario minimo all'interno della loro economia e vedere benefici ed eventuali svantaggi dell'introduzione di questa politica. Un altro argomento sono sicuramente le disuguaglianze, se ne sta parlando sempre di più e di nuovo anche a causa della pandemia questo argomento è diventato ancora più importante. Ad esempio Blanchard, un noto economista, se ne è occupato ultimamente di questo tema riguardo alle disuguaglianze e alla povertà all'interno dell'economia. Oltre a Blanchard, uno degli ultimi premi Nobel ha proprio vinto questo premio grazie ai suoi studi riguardo a queste tematiche. Insomma, c'è tanto interesse riguardo a questo argomento e sicuramente potreste trovare una nicchia interessante su cui sviluppare una tesi di laurea. Un sottoargomento del tema delle disuguaglianze è sicuramente ad esempio quello del gender gap, quindi andare a vedere, a fare un insight riguardo alle economie delle donne, alle difficoltà nell'introduzione del mercato del lavoro e anche alle disparità salariali che si generano all'interno dell'economia, che è anche quella una vera e propria disuguaglianza.
tema macroeconomico che in realtà si può sviluppare su infiniti aspetti è sicuramente il global warming, e cioè chiedersi che tipo di impatto può avere il global warming sulla crescita economica degli stati, oppure ancora sull'agricoltura, che tipo di impatto può avere, quali potrebbero essere alcune strategie per mitigare l'impatto del global warming, interrogarsi sulla politica della carbon tax, oppure ancora fare una review sul Green Deal europeo. Insomma, i temi sul global warming ce ne sono a bizzeffe e si ha veramente l'imbarazzo della scelta. Un ultimo tema che ci tengo a citare sicuramente riguardo alla macroeconomia si tratta di educazione e Covid. Infatti uno degli output più, diciamo, disastrosi della pandemia riguarda proprio l'educazione, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Infatti ci sono sempre più studi che rivelano che le classi di studenti che hanno vissuto la pandemia, che quindi hanno vissuto in maniera relegata l'esperienza dello studio, hanno avuto anche degli impatti inferiori nelle proprie capacità di apprendimento, e quindi di conseguenza si possono fare una serie di insight riguardo a queste dinamiche, perché si sono sviluppate, quali impatti potranno avere nel futuro, come riprendere questo gap che è stato maturato durante la pandemia. Insomma, anche qui può essere sicuramente un discorso estremamente interessante. Un altro tema, anche se al momento mi sembra abbastanza prematuro, è andare ad indagare il conflitto tra Ucraina e Russia e le implicazioni economiche che possono avere, da un lato ad esempio la Russia con tutte le conseguenze delle sanzioni e il ridotto commercio estero, oppure ancora l'impatto della guerra sul territorio ucraino, e di conseguenza vedere quali possono essere i futuri scenari dell'Ucraina una volta terminata la guerra. So che è un argomento forse ancora un po' prematuro, però si potrebbe iniziare a pensare tra qualche mese di fare qualche tipo di lavoro di ricerca in questo senso. Passiamo ora al macro tema della finanza. Abbiamo citato il global warming e di conseguenza uno dei temi su cui si può indagare è sicuramente l'impatto che può avere una banca centrale europea, oppure potete prendere la Fed, insomma lascia a voi un po' la scelta. Io mi concentrerei soprattutto sulla BCE, anche perché, almeno da quanto io so, ha fatto anche diversi studi proprio riguardo al collegamento tra finanza e global warming, o comunque cambiamento climatico e economia green, e quindi di conseguenza potete andare a studiare effettivamente quale potrebbe essere l'impatto delle azioni di politica monetaria della banca centrale nei confronti del global warming e del cambiamento climatico. Di nuovo, la banca centrale ha già scritto alcuni report riguardo a questi argomenti, quindi magari potete iniziare da lì per orientarvi e sviluppare il vostro argomento. Un secondo tema, beh, sicuramente può essere quello dell'inflazione, che ovviamente in questo periodo sta crescendo tanto, ma in realtà può essere preso sotto due punti di vista. Può essere analizzata l'inflazione pre-pandemica, che aveva un certo tipo di caratteristiche e, come sappiamo, aveva difficoltà a raggiungere l'obiettivo della banca centrale del 2%, e quindi interrogarsi come mai le banche centrali non riuscivano a aumentare l'inflazione fino al loro target, quali erano le dinamiche in gioco, perché l'inflazione era rimasta così strutturalmente bassa nonostante le politiche monetarie espansionistiche. Quindi potete andare lì a giocare, a vedere, a scoprire come mai c'è stato questo fenomeno, oppure dall'altra parte prendere proprio il fenomeno inflattivo post pandemico e quindi andare ad analizzare come mai stiamo vivendo questo periodo così alto di inflazioni, quali sono le dinamiche che hanno portato a tutto ciò, andare a interrogarsi quale contributo può essere stato quello del lato dell'offerta, quale quello del lato della domanda. Oppure possiamo sviluppare un argomento introducendo tutti e due i temi dell'inflazione che vi ho detto, quindi fare un paragone tra l'inflazione degli anni 10 praticamente e l'inflazione degli anni 20, e quindi andare a vedere quali sono le dinamiche che hanno provocato queste due inflazioni molto diverse tra di loro. Un altro argomento interessante, beh, sicuramente la proposta che in prima linea è stata adottata dalla banca centrale cinese, ma anche la banca centrale europea sta facendo ulteriori passi avanti, riguarda appunto l'introduzione di un eventuale CBDC, cioè la Central Bank Digital Currency, che sarebbe un nuovo sistema di pagamento che potrebbe sostituire o comunque andare a complementare le funzionalità del contante. Infatti si tratta sostanzialmente di una moneta digitale che potrebbe utilizzare la tecnologia della
blockchain e quindi introdurre una sorta di contante effettivamente digitale, da non confondere con le carte di credito, di debito o i conti correnti digitali. Quelli sono degli strumenti di pagamento e la moneta all'interno di quegli strumenti di pagamento è una moneta elettronica e non è equiparabile alle CBDC. Anche in questo caso la banca centrale ha scritto già dei report, quindi potete iniziare eventualmente da lì e andare ad interrogarsi, ad esplorare questo mondo e capire quali potrebbero essere le implicazioni, quali potrebbero essere alcune soluzioni ad alcune criticità che esistono nell'eventuale introduzione delle CBDC e insomma esplorare questo mondo estremamente nuovo, innovativo in quanto utilizza delle tecnologie abbastanza recenti e sicuramente affascinante. Un ultimo tema che mi sento di consigliare all'interno di questo macro argomento finanziario riguarda le app di trading e il Reddit World. Si è fatto molto parlare soprattutto negli anni pandemici tra il 2020 e il 2021 appunto con il Reddit Wall Street Bets oppure con le app di trading Robinhood e quindi magari andare ad esplorare quale tipo di impatto possono avere questo tipo di approcci organizzati all'interno dei social per cercare di modificare o intervenire all'interno del mercato finanziario e anche quale tipo di influenza possono avere gli investitori retail utilizzando le app di trading all'interno del mondo finanziario, in quanto uno dei mega trend che c'è all'interno del mondo finanziario è sempre di più questa diffusione delle app di trading e degli investitori retail che investono direttamente nei mercati finanziari, che possono anche essere non troppo lungimiranti e seguire delle dinamiche, diciamo, poco razionali anche eventualmente, e quindi capire quali dinamiche possono instaurarsi e quali output possiamo ottenere a causa di questa introduzione di questo nuovo elemento delle app di trading e di investitori retail non così esperti. Oppure ancora andare a descrivere in dettaglio proprio quello che è successo con Wall Street Bets, andare anche a paragonarlo con le direttive della SEC, insomma c'è tutto un macro tema assolutamente affascinante da andare ad esplorare e interrogarsi su come funziona e quali possono essere alcune dinamiche da migliorare. Oppure ancora andare ad esplorare il fenomeno dei robo advisor oppure le piattaforme di trading social, definite così, in quanto gli investitori possono andare a chiedere confronto ad altri investitori ed eventualmente copiare le loro strategie. Siamo arrivati al macro tema di business e management e come non iniziare questo macro tema se non con l'argomento dello smart working che è entrato alla ribalta negli ultimi 2 anni, anche se avete visto i miei video sappiamo che non è un fenomeno assolutamente recente. Detto ciò, cosa si può scrivere sullo smart working? Beh, sicuramente ad esempio si può indagare su quali sono state le adozioni dello smart working, perché come sappiamo non esiste solo un metodo per applicare lo smart working e quindi andare a vedere ad esempio a fare uno studio magari anche su una singola azienda e andare ad indagare quell'azienda come ha interpretato questo contesto pandemico, come ha reagito anche nella gestione del personale introducendo lo smart working, quali sono state le loro difficoltà, quali sono stati i loro output positivi, andare ad intervistare il personale delle risorse umane, insomma si potrebbe fare un'interessante tesi di laurea andando a studiare un singolo caso studio e andando appunto a descrivere cosa è successo all'interno di quell'azienda proprio riguardo allo smart working. Oppure ancora si può fare una cosa un po' più sistemica e quindi andare ad analizzare le banche dati, l'Istat, l'Inps eccetera eccetera e andare a vedere effettivamente qual è stato l'impatto dello smart working anche ad esempio nella produttività del lavoro, che è un tema che è assolutamente alla ribalta anche all'interno dell'Accademia. Infatti gli economisti si chiedono se la produttività è più alta, più bassa o uguale se il lavoratore lavora da casa oppure se lavora in ufficio. In questo caso il dibattito è ancora aperto, mi sembra che propenda verso il lavoratore in ufficio, però di nuovo la comunità scientifica sta ancora dibattendo riguardo questi argomenti e se decidete di approfondire questo argomento potreste avere anche voi voce in capitolo all'interno del dibattito. Un altro tema, è sicuramente quello logistico, che è un altro problema causato dalla pandemia e quindi interrogarsi anche qui quali sono state le difficoltà che hanno avuto le aziende per gestire appunto questo problema logistico, viene definito anche molto spesso l'effetto frusta, come si è propagata questa frusta, quali sono state le dinamiche che hanno causato questo schiocco di frusta, insomma andare a vedere come si sono comportate tutte
tutte le catene di approvvigionamento, e anche lì si può fare uno studio riguardo a una singola impresa, si può fare uno studio riguardo ad un cluster di imprese italiane o anche estere, oppure ancora si può fare uno studio sistemico e quindi andare a vedere come era la globalizzazione prima della pandemia e com'è attualmente la globalizzazione dopo la pandemia. Troverete sicuramente una globalizzazione più ristretta, ma quanto ristretta, come si è ristretta, quali nuovi flussi sono stati aperti per compensare i problemi che sono stati causati dalla pandemia? Vedete che ci sono tante domande a cui voi potete dare sicuramente una risposta. Un altro tema che personalmente mi ha sempre affascinato e quindi vi consiglio riguarda quello delle smart city, che comunque è sicuramente un tema assolutamente di attualità. Quindi smart city, come cambieranno le città da qui ai prossimi 30 anni, come diventeranno più intelligenti, come diventeranno più sostenibili, come diventeranno molto più vicine alle esigenze delle persone, magari meno stressanti, con meno traffico, mobilità alternativa, sistemi di riscaldamento delle abitazioni migliori, più efficienti, più green, utilizzo di strumenti digitali per facilitare la vita del cittadino all'interno appunto del contesto urbano. Insomma, gli argomenti anche qui sono veramente tantissimi. Magari potreste collaborare con un comune, quindi andare a vedere ad esempio, a proporre un progetto per rendere più smart la vostra città di residenza, oppure studiare alcune politiche che sono state introdotte all'interno ad esempio, non lo so, del comune di Milano, faccio per dire, e andare a vedere quali sono stati gli output che hanno ottenuto queste politiche, le difficoltà, gli aspetti su cui migliorare, eccetera eccetera. Anche questo secondo me è un argomento molto interessante, soprattutto se magari volete lavorare in qualche azienda di utility o magari per qualche azienda pubblica, fare un lavoro del genere può sicuramente arricchire il vostro curriculum. Altro tema del management, ovviamente innovazione 4.0 impresa, quindi tutto il tema della digital transformation, come poter applicare delle soluzioni digitali per aumentare la produttività dell'impresa. Anche qui i temi che si possono affrontare su diversi livelli, quindi andare a fare un insight su una singola impresa, magari andare ad intervistarla, a descriverla, a vedere quali sono le sue dinamiche, oppure ancora andare a prendere un livello più ampio e quindi più sistemico e vedere l'Italia come sta adottando le tecnologie digitali, oppure ancora fare anche qui un lavoro di comparazione, quindi tra Italia e Germania, Italia e Francia, oppure ancora prenderla sempre più in alto e quindi Europa, Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono più innovativi rispetto all'Europa, perché ci sono tante imprese digitali negli Stati Uniti rispetto all'Europa. E qui vedete che si possono intrecciare anche argomenti tra business, management e finanza, quindi ad esempio interrogarci quale tipo di impatto hanno avuto un sistema finanziario molto più sviluppato negli Stati Uniti nei riguardi dello sviluppo di nuove tecnologie rispetto all'Unione Europea, qual è il supporto e il contributo del sistema bancario e finanziario che c'è ad esempio in Unione Europea o in Italia che aiuta a crescere le start-up e le imprese. Insomma, vedete che gli argomenti sono veramente infiniti. Ho citato il tema delle start-up, quindi sicuramente anche quello può essere un argomento da esplorare. Questi erano i temi su cui vi posso consigliare di poter scrivere una tesi di laurea interessante. Lo so, erano dei consigli un po' generici, ma il mio compito non è quello di darvi l'argomento di tesi, ma è un po' quello di stimolarvi per proprio andare a cercare il vostro argomento che sia più possibile efficace con quello che volete andare a scrivere, con quelli che sono i vostri interessi e anche la disponibilità del relatore. Quindi il mio obiettivo è solo quello di darvi qualche spunto, qualche spinta per cercare il vostro tema preferito. Detto ciò, di nuovo vi aspetto al videocorso e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!